c'è una nuova avventura, tutto pronto, si dice che siate i favoriti. Ma io ti devo dire la sincera verità, adesso favoriti, veniamo da una stagione, l'anno scorso comunque siamo arrivati in semifinale. Quest'anno abbiamo, diciamo, non ho saputo subito com'era la squadra, poi me l'hanno delineata un mese fa, un mese e mezzo circa fa, ho detto, cavoli, bella squadra, hanno preso Quigley, hanno preso Barnes, hanno preso Barriga, e diciamo che ho detto, beh, questa è una bella squadra. Poi gli ultimi mondiali d'Amati sono tornati giù, c'era Consensao, ho detto, anche questo, abbiamo una squadra veramente forte, siamo forti, spettacolare sicuro. Sky non, o voi che riprendete i match, non vi perderete nulla, anzi guadagnerete nello spettacolo, perché veramente ci sono dei ragazzi, diciamo, anche parla chiaro, anche le medaglie olimpiche che ci sono, le medaglie mondiali, quindi ci sono parecchi ragazzi molto forti. Io devo dire che non mi aspettavo una squadra così forte. Quest'anno sarà compito anche nostro impegnarci per arrivare più in là possibile. La box di adesso com'è rispetto alla sua box? Ma diciamo che negli ultimi 10 anni si era, non era il mio pugilato, adesso sta andando verso quel pugilato che si faceva negli anni 70-80, cioè molto fisico, molta forza, molta, non c'è più il caschetto, diciamo che gli arbitri sono molto più, lasciano molto più correre, quindi diciamo un pugilato più fisico e anche spettacolare, quindi diciamo che siamo tornati su questa falsa riga. Anni indietro con queste macchinette, i contapunti, queste cose qua, diciamo, snaturava un po' la box, però adesso stiamo andando sulla strada normale. La vedo molto soddisfatta, entusiasta per questa... Certo, perché mi hanno fatto un bel regalo. Io, ripeto, non sapevo di tutti questi belli acquisti e devo dire che, a differenza degli anni scorsi, anche se erano solo 5 categorie, avevamo 2-3 buoni in ogni categoria, adesso ne abbiamo uno buono e in qualche categoria anche due, quindi... Io sono contento e orgoglioso di allenare una squadra così forte, speriamo di mantenere attesa. Pronti via, 2 trasferte subito? Ma meglio cominciare subito all'attacco, capito? Perché così sanno anche i ragazzi che cominciano l'attacco, non giochiamo in casa, quindi non ci rilassiamo, dobbiamo partire subito col piede giusto, quindi meglio così. Col pugno giusto? Certo, assolutamente.